vi sono alcune opere di approvvigionamento idrico. In particolare vi parlerò in questa parte di come si dei pozzi, in particolare di una caratteristica idraulica dei pozzi. Quando noi dobbiamo andare a scavare un pozzo, significa che vogliamo reperire l'acqua da una falda che può essere freatica o confinata. Una falda freatica è quella la cui superficie superiore è alla pressione atmosferica. Una falda confinata non ha questa caratteristica. La pressione all'interno della falda può essere superiore a quella atmosferica di quel livello, in particolare se la falda artesiana viene, se si arriva ad una falda artesiana e si mette un pozzo, l'acqua può risalire per effetto della pressione e anche zampillare in superficie in alcuni casi. La legge che, dove sono le falde? Le falde sono dappertutto sulla terra, c'è acqua dappertutto sulla terra, anche nei deserti, solo che nei deserti magari è in profondità. Sotto il deserto del Sahara, il più grande deserto della terra, c'è un acquifero vastissimo che però è a circa 3.000 metri di profondità. In alcuni casi si è bucato fino a lì e si è fatto uscire l'acqua irrigando per esempio parti del deserto, creando dei laghi anche. Quindi è possibile anche questo. In generale, quindi le falde sono ovunque, si tratta poi di vedere anche quanto grandi sono queste falde, perché in alcuni casi queste falde appunto sono confinate. Confinate da che cosa? Da strati di roccia o di terreno, di terreno praticamente impermeabili come potrebbero essere le argille, attraverso i quali l'acqua certamente filtra ma con velocità molto basse. E di così vi ho introdotto anche una prima caratteristica delle acque sotterranee, che è quella di essere descritti dalla legge di Darcy, che è una legge che voi conoscete. Il nome deriva dall'esperimento che fece Darcy nel 1850 circa, ed lui era un ingegnere come voi e si occupava delle fontane di Digione. Quindi pubblica nel 1856 un trattato sulle fontane di Digione. Nelle ultime pagine delle fontane di Digione c'è riferimento a questi esperimenti che io vi sto mostrando. In che cosa consistevano? Lui costruì delle colonne di acciaio, di ferro, in cui dentro mise della sabbia e due manometri, uno superiore e uno inferiore, che vedete disegnati lì come delle piccole S, in cui lui misurava le pressioni, quindi manometriche, a questi due livelli. Poi dentro forniva acqua che era in saturazione all'interno del suolo e poi misurava l'acqua che usciva alla fine attraverso un rubinetto. Quello che trova può essere rappresentato, secondo il nostro costume moderno, come su questo grafico, che ha in ordinate la portata in litri per minuto e in scissa la caduta di altezza piezometrica. Qua sarebbe scritto head, hydraulic head, ma in sostanza la caduta di pressione per i due manometri misurati. E allora lui che cosa osservò? Cambiò le colonne, prese colonne di lunghezza differente, di sezione differente, fece tutta una serie di esperimenti. In generale quello che osservava è che tra esperimenti diversi i dati si disponevano in modo diverso, però tutti su una medesima, quelli dello stesso esperimento, su una medesima direttrice, una retta praticamente. Allora la portata che lui misurava, il flusso che lui misurava, gli risultò direttamente proporzionale alla sezione della colonna, inversamente proporzionale alla lunghezza della colonna, o meglio alla distanza tra i due manometri, e pari alla differenza di pressione misurata ai due manometri, cioè proporzionale alla differenza di pressione misurata tra i due manometri.
Se dividiamo la portata per l'area otteniamo quello che chiamiamo un flusso. La costante di proporzionalità la chiamiamo K, prenderà il nome di conducibilità idraulica del mezzo a saturazione. E poi rimane la differenza tra le due altezze manometriche e la lunghezza della colonna, che qui molto brevemente identifichiamo direttamente con il gradiente del carico idraulico. Può fare qualche sostenere con qualche argomento questa cosa qua? Beh, andando a vedere che la pressione alla fine della colonna deve essere che cosa pari a rho gh, quindi io medio a rho g per la differenza delle pressioni. Ma la differenza delle pressioni sarà rho gh, l'altezza della colonna, meno z, l'altezza della base della colonna. Invertendo si trova che la pressione che entra da quella parte, cioè che h che entra nell'equazione, è esattamente uguale a z più p diviso rho g. In base alle vostre conoscenze di meccanica dei fluidi, voi sapete che questo è un binomio particolare, in particolare fa parte di un trinomio, che si chiama trinomio di Bernoulli, Bernoulli di Mercalli, questo proprio non c'entra nulla. In particolare il trinomio di Bernoulli, qui ha un termine ulteriore che è uguale diviso come g. Cioè quel termine è il termine di energia cinetica di un volume d'acqua che si muova. Qui evidentemente il termine di energia cinetica non conta tantissimo. Compaiono invece i termini di pressione che vengono generati e i termini dovuti alla forza di gravità. L'energia cinetica non conta perché attraverso la colonna l'acqua si muove di moto laminare con piccole variazioni di velocità. E siccome è la variazione di velocità che conta qui in questa equazione, che nella sostanza riassume la seconda equazione della dinamica, qui scompare il carico idraulico e l'energia per unità di volume. La conducibilità idraulica quindi è l'elemento che voi dovete ricordare per caratterizzare un mezzo come una falda o una sua grandezza derivata, che vedremo poi che si chiamerà trasmissività idraulica. Noi l'abbiamo trattata come se fosse una costante, in realtà la conducibilità idraulica è una grandezza che è molto complessa, ha le sue convenienze, di solito non è nemmeno un termine scalare, ma è un vettore, addirittura un tensore, che riflette le caratteristiche del mezzo e l'orientamento del mezzo che è attraversato. Allo stesso tempo la conducibilità idraulica non vale, questa legge, la legge di Darcy, non vale per tutti i carichi, ma c'è un carico inferiore rispetto al quale non vale più, e certamente anche un carico superiore rispetto al quale. C'è una specie di carico a rottura. Se voi sottoponete un mezzo poroso ad un carico troppo elevato, questo si rompe, si dissolve, si ha il fenomeno dell'ebollizione del suolo, si chiama, forse l'avete visto a geotecnica o qualcosa del genere. E quindi c'è anche in questa legge c'è un estremo superiore di gradiente sopportabile dal mezzo, considerato come rigido, che poi non compare mai esplicitamente in realtà quando parliamo di queste cose. Le opere appunto per sottrarre l'acqua dai pozzi sono dei pozzi scavati. Qui ne vedete rappresentati un po' di tipologie, ma che vedete rappresentate già qua nel primo elemento, nella prima figura, un elemento importante. C'è la falda che qui ha un abbassamento, questo significa che la pompa sta funzionando. Quando le pompe entrano in funzione ed emungono l'acqua dalla falda, l'effetto è che si forma un cono di depressione della superficie della falda, una cosa che voi immagino sappiate già, e comunque qui vi ricordo. C'è un sistema di pompaggio, qui le pompe possono essere in mezzo,
immerse o con la parte motore esterna, attorno ai pozzi ci possono essere le opere dei manufatti, insomma relativamente semplici, comunque di servizio, come questi che vedete disegnati in questa situazione. Allora il nostro compito qui nella parte che segue è quello di determinare qual è l'abbassamento della falda in funzione del tipo di falda che si viene generato. In particolare andiamo ad analizzare qui l'abbassamento di un pozzo in falda freatica. Supponiamo che l'acquifero sia completamente omogeneo e che tutta la simmetria del problema sia circolare. Se il pozzo è circolare, noi ci poniamo alla distanza x dal centro del pozzo. La circonferenza quindi è la distanza x intorno al pozzo e 2 pi greco x. L'altezza della H è l'altezza della falda. Quindi la superficie laterale di questo cilindro ideale che circonda il pozzo è 2 pi greco x per H. Dopodiché, per ottenere la portata, dobbiamo moltiplicare per il flusso che avviene attraverso questa superficie, quindi moltiplichiamo per JU. Esattamente come vi ho detto. JU viene dato attraverso cosa? Attraverso la legge di Darcy, cioè è K per dH su dx, che qui avrei potuto... L'ho scritto come derivate parziali perché di solito penso al problema come un problema tridimensionale e che varia nel tempo, ma qui considero tutto come se il problema fosse in prima approssimazione stazionario, cioè io sono già arrivato a questa condizione e nella sostanza la superficie della falda rimane invariata. Questa è la conducibilità idraulica dell'acquifero e questo è il gradiente piezometrico. Quindi quando vado a sostituire nel flusso ottengo questa equazione che è a tutti gli effetti un'equazione differenziale perché compare un termine dH su dx. L'equazione differenziale nello spazio in questo caso, perché la parte dipendente dal tempo qui l'abbiamo tolta. Nello spazio il problema qui è unidimensionale radiale, l'equazione differenziale che io ottengo è un'equazione ordinaria del primo ordine che posso risolvere separando le variabili. Come separo le variabili? Metto tutte le variabili che contengono la x al primo membro e anche la q la tengo al primo membro. Al secondo membro porto tutta la dipendenza da dh. E il dh su dx l'ho trattato come se i due infinitesimi dh e dx fossero delle quantità in realtà finite che potessi trattare algebricamente, una cosa che si fa in questa maniera formale per risolvere questo tipo di equazioni, in realtà bisognerebbe fare un modo diverso, ma funziona. Allora, se io ottengo quella quantità, che cosa faccio? Integro tra 0 e t, il primo membro e il secondo membro. Come da tra 0 e t? Meglio, lo integro fra una quantità R0 ed R. 0 e t sono abituato a integrare nel tempo, quindi... Integro fra R con 0 ed R, cioè R con 0 è un diametro minimo che potrebbe, per esempio, coincidere con una... con la circonferenza del pozzo ed R è la distanza a cui vado a misurare l'innalzamento. L'integrale di x su x è il logaritmo di x, quindi qui ottengo fra R0 ed R il logaritmo di R meno il logaritmo di R0, quindi il logaritmo di R diviso R0, per cui che considero costante. L'integrale del secondo membro di h su dh è un mezzo dh al quadrato. Quindi il 2 vi scompare, mi rimane
y k al quadro meno h0 al quadrato, dove h0 è l'altezza della falda in corrispondenza del, della variabile r con 0, e invece h è l'altezza della falda in corrispondenza del punto a distanza r con 0. Da questa ottengo che l'abbassamento della falda è uguale alla radice di questa quantità che io vedo qui, ed è una funzione di R. E questa, per esempio, dice, beh, se io avessi per esempio la misura della falda in una certa posizione x con 0 o r con 0, quindi ho h con 0, so quanto pompa la mia pompa del pozzo Q, so quant'è la conducibilità idraulica del mezzo, e questo, come vedremo, non è una cosa scontata. A questo punto so calcolare l'abbassamento della falda asintotico della falda. In falda cartesiana invece succede una cosa leggermente differente. Infatti la falda cartesiana è confinata in quel tratto che lì vedete segnato con la puntinatura tipo sabbia. È confinata in uno strato di potenza E. Rifaccio tutte le considerazioni che avevo fatto prima. Mi chiedo qual è il flusso che passa attraverso lo strato E. Beh, sarà 2 di greco x, se sono alla distanza x, per E in questo caso, per JV. Qui l'altezza piezometrica della falda, per distinguerla da prima, l'ho chiamata xi, del resto xi è chiamata xi anche qui, nella figura. Anche questa è l'equazione che si integra in modo semplice, gradiente piezometrico, per separazione di variabili. Beh, qui l'integrazione è ancora più semplice, perché al secondo membro 2 di greco è integrato da H1 ed H2, dove H1 ed H2 qui corrisponde ad R piccolo ed R grande. È la stessa cosa che ho fatto in precedenza, qui ho esplicitato anche l'integrazione, mentre nel caso precedente non l'avevo fatto. Però qui l'integrazione, diciamo, è più semplice, perché mentre prima al posto di E avevo un H, e quindi l'integrazione mi portava un quadrato, qui ho l'integrale index I, che non è altro che xi, xi di H2, o meglio H2 meno H1. In realtà qui definisco anche una nuova quantità, che chiamo T, o trasmissività idraulica, che è il prodotto della conducibilità idraulica per lo spessore ipotetico considerato costante dell'acquifero. La conducibilità idraulica ha dimensioni tipo di metri al secondo, di una velocità. La trasmissività idraulica ha le dimensioni quindi di metri quadri al secondo. Usando la trasmissività idraulica, di nuovo posso calcolare la differenza di quota tra H2 ed H1, ma invece di ottenere una radice, mi compare, dipende, non compare la radice, quindi va più velocemente la cadente, e qui compare ovviamente il logaritmo. Quindi una falda confinata e una non confinata hanno dei regimi di abbassamento che sono diversi, asintotici. In realtà che si vede che queste sono approssimazioni, lo si vede subito, perché per esempio una delle condizioni
che risulta da questa formula è che non esiste un valore asintotico della falda, perché il limite che va all'infinito è infinito. Quindi queste sono evidenti. Qui abbiamo nel corso dei passaggi che ci hanno portato alle equazioni di equilibrio, che io ho costruito così su una base di ragionamento, quindi euristica, senza ragionare direttamente sulle equazioni del moto, e sull'onda di queste considerazioni che paiono del tutto esatte, peraltro, si ottengono dei risultati che non possono essere considerati veritieri in tutte le condizioni. Uno dei problemi che abbiamo nei posti è che noi in realtà la conducibilità idraulica del terreno non la conosciamo. Certo, la conducibilità idraulica di un piccolo campione la possiamo prelevare un campione, portarlo in laboratorio, fare delle misure in laboratorio in cui andiamo a misurare la conducibilità idraulica. Però queste misure non rappresentano il mezzo nel suo insieme. Il campione di laboratorio è un cubetto di, non so, 10 cm per 10 cm, 5 cm per 5 cm. Un acquifero è una cosa che si estende per chilometri. L'acquifero dell'Adige si estende da Verona fino a Bolzano, per modo di dire, o anche di più. E per non parlare dei grandi acquiferi che ci sono nei continenti, sono acquiferi che sono migliaia di chilometri. Quindi questa proprietà che noi andiamo ad investigare in realtà deve essere una proprietà media di tutto questo che andiamo a campionare, che dipende dalle proprietà del mezzo e da tante altre, e dalle anche condizioni fisiche del mezzo, cioè non solo dalla materia che compone il mezzo, ma per esempio anche dalla temperatura del mezzo, se siamo su un'area molto grande. E quindi noi in realtà l'abbassamento non siamo veramente in grado di misurarlo, ma di calcolarlo, ma possiamo viceversa usare quello che dovrebbe essere l'abbassamento per determinare la conducibilità idraulica o la trasmissibilità, invertendo le formule che avevamo ottenuto prima. E in particolare otteniamo quelle che si chiamano soluzioni di Thiem, che hanno un secolo praticamente di soluzione. Quello che noi andiamo a vedere, cioè, è che, ma questo l'avevamo già visto anche prima, che l'abbassamento, che la possibilità di emungimento in funzione della depressione, questa è la portata che possiamo emungere in funzione della depressione che andiamo a creare, perché lì compare anche un'altra variabile. Se ci pensate bene, cioè qui, sì, beh, in queste formule, come avevo scritto per esempio prima, possiamo anche vedere il problema, che è quello di andare a calcolare qual è l'abbassamento di H in funzione di una certa Q, ma viceversa, assegnata la H che vogliamo ottenere, potremmo andare a calcolare qual è l'emungimento che dobbiamo effettuare nel pozzo. Questa sembra, non è proprio l'argomento che stiamo trattando in questo momento, in cui il pozzo ci serve per estrarre dell'acqua per utilizzarla, ma per esempio è importante, un tema ugualmente importante in ingegneria, perché esistono quelli che si chiamano per esempio well point, che sono dei well pozzi puntuali, e questi pozzi puntuali possono venire usati per abbassare la falda in prossimità delle costruzioni quando si voglia essere per esempio nelle condizioni di costruire fuori dalla falda. Noi dobbiamo mettere delle fondazioni, delle opere che vadano in profondità da dove c'è la falda. Uno dei sistemi per abbassare la falda è appunto pompare e farla abbassare. In questo caso c'è bisogno di mettere un sistema di well point intorno all'edificio e si utilizzano questo tipo di formule per avere una stima di quello che succede. E questi sono gli andamenti che otteniamo, vedete, di pozzo freatico e di pozzo artesiano.
come si combina questa condizione con la realtà dei fatti, cioè con l'equazione dinamica, che è quella reale. Beh, noi abbiamo, nell'approssimazione che avevo fatto prima, tutte cose che io vi ho più o meno nascosto nelle mani come un prestigiatore, no? Però sono nascosti anche nei libri di testo, queste cose qua. Invece una situazione reale potrebbe essere questa, in cui c'è, per esempio, uno strato impermeabile profondo costituito da una roccia non fratturata, sulla quale è sovraimposto un acquifero, però tutto è pendente in una certa direzione per effetto della storia geologica delle varie che è andata formando gli acquiferi. Quindi l'acqua ha anche un movimento in una certa direzione, in particolare dall'alto verso il basso in seguito alla forza di gravità. Certamente è molto lento questo movimento, però questo fa sì che qui, per esempio, vista in fianco il movimento attorno all'acqua, le linee di flusso siano perfettamente circolari e il problema non sia perfettamente simmetrico. E quindi anche le equazioni, le approssimazioni che abbiamo fatto prima devono lasciare spazio ad una formulazione più completa. Non solo devono far spazio ad una formulazione più completa, ma anche per andare a differire le proprietà del mezzo, noi dobbiamo vedere come il mezzo funziona nel transiente. Per fare questo bisogna fare quelle che si chiamano prove di pompaggio. Le prove di pompaggio sono una categoria di competenze che di solito sono lasciate, forse erroneamente, nelle mani dei geologi. Ed esistono tutta una serie di prescrizioni con cui si fanno le prove di pompaggio. Per esempio qui vedete una tabella che sono le prescrizioni delle prove di pompaggio che ha adottato la provincia di Bolzano. E vedete che le prove di pompaggio, tra l'altro, sono diverse a seconda del tipo di acquifero che si deve analizzare, cioè se è un acquifero confinato o se non è un acquifero confinato. In teoria, però, se il fatto che un acquifero sia confinato o non confinato non è una cosa che noi possiamo sapere a priori, anche prima di aver testato l'acquifero, perché non sempre noi osserviamo la risalita, per esempio, dovuta al fatto che sicuramente quello è un acquifero artesiano confinato in cui la pressione è superiore a quella atmosferica. E allora lì abbiamo una prova evidente che è un acquifero confinato. Gli acquiferi possono anche essere semiconfinati in alcuni casi, cioè a seconda dei livelli anche di emungimento che poi vengono attuati, l'acquifero che prima era confinato può diventare semiconfinato. E in funzione di queste le curve di abbassamento sono differenziate. La quantità di acqua che noi possiamo emungere per ottenere viceversa un abbassamento sono diverse, e anche il tipo di prove che noi dobbiamo fare per testare il sistema sono diverse. Qui vengono indicati vari tipi di metodologie dovute in alcuni di nomi li avete già visti, TACE, ma altri no, Antusch, Neumann e Jacob, per esempio, sono tutte tipologie di equazioni e di formule che vengono usate nell'acquifero confinato. Se noi da buoni ingegneri volessimo impostare il moto dell'acqua in un acquifero generico, in cui però a simmetria radiale, l'equazione che potremmo scrivere è questa qui che vedete qua. Al primo membro ha un rapporto tra S e T, dove T è la trasmissività che ho definito prima in metri quadri al secondo, ed S invece è la storatività o coefficiente di immagazzinamento. Nella pratica idraulica, quando io vado a descrivere un acquifero, assumo che il mezzo attraverso cui avviene il flusso sia rigido e indeformabile. In realtà non è così. Il mezzo è elastico. Quando
il mezzo, tutti i pori sono riempiti, il mezzo comincia a comportarsi come un mezzo elastico, applica quindi una forza elastica sull'acqua e spinge per ogni unità di carico idraulico che io applico all'acqua in una condizione satura, diciamo, stimolo questa elasticità a produrre moto. E questo è misurato appunto dal coefficiente di immagazzinamento, che nella sostanza è la variazione di volume d'acqua rilasciato per unità di carico, per unità di superficie. Dunque, il primo membro è S diviso T per dH su dT, dove dH su dT è H, è il carico piezometrico, dH quadro su dR quadro, sempre la derivata seconda è un'equazione parabolica, si chiama questa, questo pezzo è un termine di diffusione, se voi prendete questo termine e lo rovesciate e lo portate di qua, questo inverso di questo diventa un coefficiente di diffusione. E poi c'è un ulteriore termine che è dA1 su R e dH su dR. In queste condizioni, anche questa è una soluzione abbastanza antica, perché se io dovessi fare questo, io non mi occupo di acque sotterranee, però se dovessi risolvere questo problema, diciamo, in un contesto contemporaneo, userei le equazioni, quelle equazioni invece di scriverle, semplificarle, scriverle in coordinate sferiche, le scriverei nelle coordinate cartesiane, avrei a disposizione un sistema di calcolo numerico come quelli che voi avete per esempio per il calcolo delle strutture o agli elementi finiti o alle differenze finite, che mi risolve quell'equazione e con la quale descrivo il moto dell'acqua. E ovviamente io ce l'ho questo sistema di soluzione dell'equazione delle acque sotterranee. Però fino, vedete, questa è la soluzione di Thais, che è del 1935, fino a qualche tempo fa, ma non molto tempo fa, questi strumenti non esistevano. Allora si andava a cercare in condizioni semplificate delle soluzioni analitiche o semianalitiche. In questo caso, sotto le opportune condizioni al contorno, l'equazione che vi ho scritto prima in coordinate radiali è questa soluzione qua. Mi dice che l'abbassamento rispetto ad un riferimento h con 0 meno h di t, dove h di t è il livello della falda all'istante t, è uguale a questo q, dove q è la portata emunta, o comunque la portata emunta del porto, diviso 4 pi greco t, dove t è la storatività, per questa W di U, dove U a sua volta è una funzione di che cosa? Delle quantità che ho già elencato, cioè R quadro la distanza, S la storatività, T la trasmissività, T piccolo il tempo, perché questa è una soluzione che varia nel tempo. La funzione V di U, che appunto in letteratura era stata chiamata quando fu trovata quasi un secolo fa, funzione di pozzo, proprio perché uno di questi modernamente si chiama exponential integral o gamma incompleta, ed entra in un sacco di altri problemi questa soluzione. Quello che noi possiamo notare è che abbiamo apparentemente un'equazione con due variabili da determinare, S e T, la storatività e la trasmissività. Come possiamo fare per determinare questi due parametri? Beh, il livello di falda è una cosa che noi possiamo fare. Le prove di pompaggio che prima vi ho elencato sono appunto delle prove in cui che cosa faccio? Aziono le pompe e osservo l'abbassamento nel tempo del livello della falda. Per interpolare, per così dire, per trovare i valori di due variabili, devo avere almeno due equazioni, quindi
osservando a quella soluzione potrei avere per due istanti temporali successivi in linea di principio, ottengo due punti differenti in H e quindi ottengo della sostanza da questa equazione specializzata per due punti successivi, due equazioni diconiche, posso affrontare un primo determinazione di S e T. Invece naturalmente invece di osservare l'abbassamento per soli due punti, io lo osservo per tanti punti, per tanti istanti di tempo, faccio tutta una serie di tempo di prove e poi considero le quantità medie di queste prove, considerando quindi anche gli errori di calcolo e vado ad interpolare questo tipo di soluzione alle prove che faccio e attraverso l'interpolazione delle prove che faccio vado a determinare i valori di S e di T. E questo è il senso delle prove di pompaggio. Cioè prove di pompaggio, poi hanno tutti i nomi che voi avete visto prima, ma fanno queste quindi operazioni in cui vado a calcolare l'abbassamento della falda in istanti diversi. Questi devono essere bene interpolati da questa soluzione o da altre soluzioni che vi ho, che compaiono nelle tabelle che avete visto prima, e quindi mi deduco le capacità della finestra. Per esempio qui vedete delle prove tempo in minuti e lì avete 16 ore, vedete tracciate degli acquiferi confinati, degli acquiferi liberi e degli acquiferi semiconfinati che poi hanno nell'esperienza di queste cose di pompaggio un comportamento intermedio fra i due. Va bene, tutte queste cose sono cose che ho già detto, quindi per fare le prove di pompaggio voi dovete poi avere un cronometro delle pompe. Solitamente non si fanno le prove per stabilire la qualità delle acquifere, non si va a scavare un pozzo come quelli che vi ho mostrato prima, che sono i pozzi che servono nei momenti in cui, cioè per l'utilizzo vero e proprio, ma scavano dei mini pozzi, dei piezometri in cui si inseriscono dei misuratori di livello e delle piccole pompe. E poi naturalmente un sistema di scarico, eccetera, 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 e si determinano le prove di pompaggio. Con questo non pretendo che voi abbiate capito come si fanno esattamente le prove di pompaggio, però che voi abbiate il senso generale di questa cosa e capiate.